Seguidors! Ciao, siamo Mario Mazzasanti, bene, siamo nuovamente qui per un nuovo entusiasmantissimo video gameplay, questa volta su Vampire The Masquerade Redemption. Quindi eravamo arrivati qui e avevamo incontrato il nostro nuovo compagno Eric del Clan Gangrel, che ha delle belle caratteristiche. Come potete vedere è abbastanza tosto. Beh, sono abbastanza contento di questo. Quindi ora andremo qui e andremo a fottere pesantemente il Tremere. No, invece niente, perché a quanto sembra non ce la fa. Come cazzo? Dai, 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 dai. Dai, ok. Non preoccupare per un attimo, ti ho detto, guarda, adesso ci fanno fuori tutti. Col fatto che siamo un gruppo di intelligentoni dell'ultima ora. E devi andare a morire ammazzato, ecco che devi fare. Dai. Dai, ok, perfetto. Allora, dammi qui, anello d'oro. Che posso anche prendere io, grazie. Ma... anzi no, lei. Vai. E questo lo diamo al povero Gangrel, che... Gangrel, che ovviamente è brutto come la fame. Ma a noi ci piaccia così, ci piaccia il Gangrelone. Allora, qui. Questo qui. Ciuccia di questo. E direi che siamo abbastanza bene così. Che se ne va. Bevite questa perché se no mettete perisci. Qui non hanno droppato una fava. Ok, apriamo i forzieri. E troviamo una pietra del sangue. Che ci sarà molto molto utile. E qui, se mi sbrigo, elmo leggero. Che diamo a Eric. Perché è figo. E perché gli serve una grande difesa. Quindi ci sono anche armature molto più forti di questa che abbiamo adesso, eh. Questa non è l'armatura, diciamo, più forte del gioco. Anche se, beh, in effetti è molto ottima. Ma in ogni caso, andiamo alla cappella di Artan numero 4. E non mi ricordo se fosse... salviamo. Perché qui boss moment, bitch! E andiamo a uccidere un nuovo boss nella cappella di Ardan. Non fatemi del male, vi darò tutto quello che volete. Fermo. Ardan, sono Christoph Romuald del clan Brugia. Dov'è Agnieszka? Benvenuto, Christoph Romuald. Ah, sì, ho incontrato una donna intrigante. Era una suora, la prima che mi sia capitata, cioè la prima suora che sia venuta a cercarmi. Si chiamava Agnieszka. Voleva sapere di noi fratelli, dei nostri segreti, e chiedeva di te, Christoph. Ero attratto. Vieni al punto, Magus. Sembrava non avere paura. Nessuna paura. Io ero stupefatto. Pareva possedere il coraggio di 100 guerrieri. Ma io riuscivo ad avvertire il suo timore. Ella era ben conscia del rischio che correva. Aveva l'arroganza della rettitudine? No! Sapeva che il suo dio non l'avrebbe protetta dalla mia fame. Cercava il martirio? No! Era attaccata alla vita e la viveva con una passione che non ho mai visto in una suora. Era incosciente o semplicemente pazza? No! Dietro alle sue parole pacate c'era una mente ben lucida. Era... non sapevo dire che cos'era. E non sapendolo, ne fui affascinato. Affascinato e stranamente attratto. Non mi interessano i tuoi abominevoli appetiti, Ardan. Che ne è di lei? Era molto bella, sai? Sapevi che sotto il velo aveva capelli lunghi e setosi? Sapevi che sotto l'informe veste possedeva un corpo degno di un'odalisca? Ha scelto la professione sbagliata per sfruttare al meglio i doni che il Signore le ha concesso. A dispetto del cielo, aveva sepolto le sue doti nell'orto del Santo Ordine. La sua bellezza mi paralizzava. Quanto mi eccitava il suo coraggio. Non avevo mai incontrato una donna come lei, e mai più l'incontrerò. Dovevo averla.
Dovevo farne la mia infante. Se hai osato contaminarla in questo modo, giuro che ti ridurrò in cenere una spanna per volta. Dovresti mostrare maggiore carità per l'unico che può aiutarti a trovarla. Ti sta abbindolando, Christophe, e trama oscuri propositi. Ti prego, lascia che lo uccida. Ardan, se al tuo prossimo respiro non mi dici dov'è Agnieszka, Eric ti taglierà la testa prima che tu possa prendere fiato. Non lo so, non l'ho toccata, l'ho solo mandata da Lizmnisce. Mi prendi per pazzo? Perché avresti dovuto mandare colei che bramavi al tuo odiato nemico? Il mio sire non mi avrebbe concesso un altro infante e non osavo sfidarlo, ma non sopportavo l'idea che un altro potesse darle l'abbraccio, così l'ho mandata dagli Zmisce. Era l'unico clan a cui non serviva una come lei ed ero sicuro che non l'avrebbero mai abbracciata. L'avrebbero semplicemente uccisa, pensando che facesse parte di un piano dei Tremere. Demonio dalla lingua avvelenata! L'hai mandata a morire! Muori! Aspetta! È ritornata dagli Zmisce! Cosa? Menti! Gli Zmisce l'avrebbero uccisa! Silenzio! Lasciamolo parlare. Le chiesi come aveva fatto a sopravvivere e mi rispose che era la sua fede a sostenerla. Mi ringraziò persino di averla mandata dagli Zmisce. Ah, una donna straordinaria. Le mie spie mi hanno detto di un ridestato Premisl che, fattosi piccolo dinanzi alla pura luce del suo credo, piangendo come un bimbo, le ha sussurrato di Golconda. Golconda? Che cos'è? La credenza che un vampiro possa essere redento, curato dal sangue di Caino. Non è che una leggenda destinata a confortare i cainiti meno motivati, ma nessuno sa di Golconda quanto il gran maestro Tremere Etrius. Agnieszka disse che sarebbe andata a cercarlo nella cappella di Vienna. Mi chiese persino di unirsi alla carovana di ottobre diretta lì. Che donna! Dov'è ora? Dimmelo o ti taglio in due. L'ho affidata a Orsi, il responsabile della carovana Ventru, e sono partiti per Vienna 3 giorni or sono. Cane! Ne hai fatto una schiava! Ah, maestro Etrius sarà molto compiaciuto del mio regalo. E ora ho terminato di preparare l'incantesimo che ti distruggerà. Povero allocco innamorato. Ah, Ardan, ti ucciderò! Fosse l'ultima cosa che... Ok, faccio. Ah, quindi... il povero Christophe si fa abbindolare anche troppo facilmente. Sinceramente... vai. Ah, non posso attaccarlo. Ah, sì, non posso attaccarlo. Non so che abbia fatto, però. Quindi... vai così. Ah, ok, mi ha aumentato il... Ah, no, mi ha proprio soggiogato. Mesmerizzazione. Che carino. Mi ha mesmerizzato alla grande. Cazzo. Chris. Dai, ok. Dai, dai. Vabbè, dai. Ardan in effetti è un povero minchione. Caterina sarà compiaciuta della nostra vittoria. Vieni. Torneremo all'università in trionfo. Molto bene. Allora andrò a Vienna a riprendere la bella Agnieszka. Andremo a Vienna a riprendere la bella Agnieszka. Dopo che ci siamo fatti una doccia. Quindi, metti 70 qui. 70 pure qui. E non so che potrei mettermi. Forza del sangue. Brabababababa. Direi soggezione. A 3. Ma sì. Ci può sempre servire per farci un bel succhia succhia. Vario. Mentre lui ha messo 60, 50, 60, 4 a... a guarigione del sangue e 3 a soggezione. Mentre aveva messo 45, 50, 45 e 3 a robustezza. Mentre vabbè, Eric aumenta a frappo questa, sì, va bene così. Anzi no, veramente Eric è meglio se io aumento questa, tanto più o meno qui sta a posto. Ok, va bene così. E questa è andata. E Caterina? Sappiamo che anche ora... cioè, anche ora. Stiamo a posto così. Ciao, Eka!
Terina. Devo lasciare la città. Sono certo che i Tremere tengono Agnieszka nella cappella di Vienna. Non posso restare qui mentre lei è in pericolo. Ardan era un bugiardo consumato. A Vienna i Tremere sono molto potenti. E noi non siamo ancora pronti per combattere gli usurpatori. Ti hanno aperto le porte di una gabbia. Sanno che un giorno attaccheremo la loro cappella e vogliono forzarci la mano prima che siamo pronti. Ma io non mi farò trarre in inganno. Potremo attaccarli solo dopo che ci saremo alleati con altri clan. È evidente che questa è una trappola. Ma Agnieszka morirà. Beh, ovviamente la risposta più consona. Ma Agnieszka morirà. Molti sono morti nelle guerre degli anziani. E molti ancora morranno quando verrà la Geenna. Ma alcuni si salveranno, se aspettiamo il momento propizio, senza cedere agli inganni dei Tremere. Ma non posso abbandonare Agnieszka in mano a quei mostri. Puoi e devi. La tua pretesa su di lei è un sentimento legato al tuo essere mortale. Liberati da queste debolezze e risparmiati ulteriori sofferenze. I nostri legami coi mortali si spezzano quando riceviamo la benedizione di Padre Caino. Sei rinato nel sangue, mondato dalle pretese mortali. Tu sei beato, sei immortale, sei finalmente libero. Pensavo che noi prometiani rispettassimo i mortali. Per essere un rozzo guerriero, ragioni come un filosofo greco. Sì, rispettiamo i mortali. Ma non vogliamo parentele con la stirpe attuale. Per generazioni, i viventi hanno temuto il potere dell'Inconnu. Le loro facoltà sono state oscurate dalle macchinazioni dei magi e la loro saggezza alterata dai demoni. La poca nobiltà che resta in loro è corrotta dalla cupidigia dei loro re e dai preti. I mortali di Cartagine erano degni compagni. Non vale la pena di sprecare il sangue degli immortali per i loro figli degenerati. Agnieszka è una donna nobile quanto quelle di Cartagine. Dobbiamo salvarla. Razza di impudente! Devi prima guadagnarti questo diritto. Neanche il fedele Willem oserebbe presentare una richiesta tanto egoista. Forse, ma la presento ugualmente. Forse... tra una generazione o due, sarai degno di fare una simile richiesta. Anche se dovesse sopravvivere agli Zmish, tra una generazione o due sarà morta di vecchiaia. E allora lascia che muoia! Ha scelto la sua strada, non la tua. Ha scelto di entrare nel mondo dei vampiri. Non puoi salvarla dalla sua stessa follia. Ricorda, come Caino, noi non siamo i guardiani di nostro fratello. Sono stato io a trascinarla nel fango, e sarò io a tirarla fuori. Lo proibisco! Non tirare troppo la corda, se non vuoi che sfoghi la mia ira su di te. Fai di me ciò che vuoi, ma io devo salvarla. Non so cosa sarà della mia anima, so solo cosa prova il mio cuore. Molto bene. Vedo che il tuo cuore è inchiodato a questa ossessione, e non recede. Va, se è questo che vuoi. Se dovessi sopravvivere alla trappola dei Tremere, ricorda bene la libertà che ti ho concesso. Ma non ti assisterò in questa folle missione. Solo un Malkavian ti seguirebbe. Allora datemi del pazzo Malkavian, perché io andrò con lui. Willem, sarò onorato di averti al mio fianco. Un vero pazzo. Forse riuscirò a vedere questo dio che tanto ti appassiona. O forse manderemo in rovina l'infame covo dei Tremere e porteremo a Ekaterina il nero cuore del loro sire perché possa indossarlo come un ciondolo. Willem, sei pazzo! Due Cainiti non possono sopravvivere nella House de Hexe. Non due, andremo in tre. Benché non abbia alcun desiderio di rivedere l'interno di una cappella Tremere, salderò il mio debito accompagnando il valoroso Bruja che mi ha liberato dalla morsa della trappola Tremere. Dove va Kristoff va anche Serina. Forse in quattro riusciremo là dove uno fallirebbe. Mi toccherà rimpiazzare quattro promettiani. Venite, andiamo a Vienna. Venite, andiamo a morire ammazzati perché questo è il nostro scopo.
Allora, dalla porta orientale, che se non mi sbaglio era questa. Ok. Dovremo attraversare la foresta boema infestata di licantropi, nemici giurati della nostra razza. Pochi cainiti sopravvivono a questo viaggio. Non ci saranno problemi con le bestie della luna finché sarò con voi. Il mio clan è in pace con quelle creature e nessuno ci attaccherà nella foresta. Bene, usciamo dalla porta orientale. Bene, usciamo dalla porta orientale, ma prima devo andare nel covo per... Anzi no, veramente non c'è bisogno, perché a Vienna poi c'è l'altro, quindi... Andiamo a Vienna! Dalla porta orientale. E siamo arrivati a Vienna, in mezzo secondo. Bene, da Ringstrasse settentrionale. E qui, in questa porta, esattamente, c'era il nostro piccolo covo segreto. Ok, riposa, ma credo sia abbastanza inutile perché non ho... Ah no, aspetta, lui ha 2005... Davvero? Come ho fatto a non vederli? Oh, beh, io direi allora di aumentare la forza. E mettiamo anche forza del sangue, ma sì, dai. Bene, quindi da qui apriamo un po' questo e possiamo. Questo va bene. Registro di Ardan, lettera di Agnieszka. E stai bene così. Bop e bop. Vai. Ok. E ora... Let's go to the party, bitch! Po-po-pom-po-pom! No, beh, in realtà a nessun party. Tocca solo andare alla Ringstrasse. A qualche altra Ringstrasse. Chiesa sconsacrata, ecco, vabbè. Allora, questa qui è la House de Exe. Ma adesso, se non mi sbaglio, dovevamo andare qui. E non dovrei sbagliarmi. No, direi di no. Andiamo! Outer Strats. Ok, qui sono le guardie teutoniche. Sì, perché a Vienna ci sono le guardie teutoniche. E qui intorno credo dovrebbe esserci anche il nostro nuovo fabbro. Cortile del Conte Orsi. Non dobbiamo andare qui. Anche perché credo che se provo ad entrare... Ah sì, posso entrare, ma non ci dobbiamo ancora andare. Quindi fermi lì, nessuno si muova. Non dobbiamo ancora andare da nessuna parte. Eccolo qui, armeria. Aha! Dobbiamo andare prima alla taverna. Dopo essere passati dal nostro caro fabbro. Hello, boys! Siate i benvenuti nell'armeria di Friedrich von Sveter. Non troverete armi migliori in tutta Vienna. Dobbiamo riparare le armature. Il vostro aspetto è misero e i vostri modi da forestieri. Avete di che pagare? Se tale diffidenza è costume della vostra terra, sono ben lieto di essere un forestiero. Siamo solo stanchi e impolverati per il viaggio, ma possiamo pagare. Possiamo pagare con l'oro o col sangue? Sta a te la scelta, von Sveter. Sì, come posso servirvi? Oh, un sacco di bella robetta, per esempio. Beh, mi servirebbe una corazza, ma costa veramente l'ira di Dio. Quindi credo che per il momento prenderò una cotta di maglia per Chris. E una cotta di maglia per Willem. E direi di sì, direi che ci siamo. Aha! Tutta bella robetta, ma vabbè, siamo a posto così. Ah, vero, devo vendere queste. Bene, quindi boom, baby! Aha, guarda quanto so faigo. Yes! E non ho abbastanza soldi per comprare l'armatura di altri, ma va bene, va bene. Ci accontenteremo di queste per il momento. Quindi, la taverna... De Minghiere? Non mi ricordo se era in... Dovevo andare ancora all'interno. Ancora più di quanto non sia adesso. Mm.
Provo ad andare a Lindestrat. Tanto peggio di così non può andare. Questo è per il coso. Sì, la cosa dei cavalieri teutonici. Quella è per dopo. Provo a Ringstrasse orientale. Eccolo qui. Ringstrasse orientale. Ordine. Ah no, l'ordine di Hermes. È un'altra cosa che diavolo sto dicendo. Un altro Tremer. No, è un mortale. Lo sento dall'odore. Sì, non è un Tremere, ma un Magus mortale dell'ordine da cui provengono i Tremere. Potrebbe esserci utile. Salute, mago. Sono Christoph, del clan Brugia. Salute a voi. Il mio nome è Magus, mago dell'ordine ermetico. Salve. Arrivederci. Godspeed, eh? Godspeed, eh? Yeah, yeah. Ed ecco qui la taverna. Taverna della rana verde. Ci entreremo nel prossimo video gameplay. Quindi benvenuti a Vienna. E il nostro caro Willem si sta facendo un ricco pippone dietro alle casse. Beh, direi che è molto molto bello e molto interessante. Possiamo farla finita? Grazie Willem. Quindi ci vediamo al prossimo video gameplay. Sempre che ho posto Rax 91. Ciao a tutti bro. Oh yeah.